Se vi servono crediti, passate da FIFA Coins Buy. Trovate il link in descrizione. E sempre in descrizione c'è il codice sconto, coupon dell'8%. Ciao a tutti ragazzi, sono Ben, siamo sul canale di Ultimate Team FIFA Italia a presentare uno dei primi squad builder, il primo squad builder di una serie che abbiamo deciso di creare per l'estate. Perché per l'estate? Perché in estate magari non tutti abbiamo voglia, ecco, di spendere soldi per comprare dei top player, ma vogliamo ancora continuare a giocare creando queste squadre molto divertenti e poco costose. In particolare questa squadra costerà massimo 18k. Partiamo subito col portiere Elton del Porto, un ottimo portiere, molto veloce nelle uscite, molto reattivo, 85 di riflessi, davvero un buon portiere. Primo difensore centrale Kabul del Tottenham. Un difensore veloce e forte fisicamente, figuratevi che ha 86 di forza fisica, che si accoppia perfettamente con l'altro difensore centrale, sempre francese, del Porto, Mangala, un giocatore meraviglioso, anche lui 84 di forza fisica, 87 di precisione di testa. Certo, ha un work rate alto, quindi dei work rate alto, quindi a volte lo troverete a centrocampo a recuperare qualche pallone, però si accoppia benissimo con Kabul anche da questo punto di vista. Il terzino sinistro è sempre del Porto, è brasiliano, infatti stiamo cominciando a ibridarla per bene. Brasiliano del Porto, Alexandro, un mini Maicon possiamo dire, tanto che ha 78 di cross come Maicon, 80 di controllo palla come Maicon, solo che è un po' più veloce appunto del brasiliano della Roma. Un ottimo terzino, anche se è il terzino più forte sicuramente quello destro inglese, il terzino forse più utilizzato dell'anno, il terzino destro più utilizzato dell'anno forse è Paul Walker degli Spurs, giocatore meraviglioso, 94 di velocità, 78 di difesa, 78 di testa, insomma non c'è bisogno di presentazioni. Come centrocampista centrale, sempre un giocatore del Tottenham, brasiliano, ed è non Paulinho, bensì Sandro. Sandro l'ho messo qui sia perché ha un work rate perfetto medio-alto per il CDC, sia perché fa dei passaggi perfetti, passaggi veramente meravigliosi. 81 di difesa, buono a fare da schermo alla difesa. Esterno sinistro, sempre brasiliano, gioca nella Liga brasiliana. Osvaldo, che è il giocatore che mi piace un po' di meno di questo squad builder, Osvaldo del San Paolo, però a molti piacerà soprattutto per quel 90 di velocità, per quell'84 di dribbling. Io ho apprezzato onestamente molto di più le 4 stelle piede debole, le 4 stelle abilità, quindi con lui rientrate sul destro, tirate con sinistro, crossate, un giocatore discreto, mentre il giocatore, ecco, l'esterno destro francese, uno dei giocatori più amati della storia di FIFA, possiamo dire, è Hatem Ben Arfa del Newcastle. Ben Arfa si nota subito per le sue 5 stelle 5 stelle abilità. Fa dei cross favolosi. Qui purtroppo sulla web app non si può vedere, ma 39 partite, almeno una ventina di cross, di assist, quindi veramente un gran giocatore. Quell'86 di dribbling parla da solo. Magari nel tiro un po' pecca, ma questa particolarità che con il work rate alto-basso ve lo trovate sempre in alto, quindi sempre in attacco, pronto a respingere, a riprendere la palla quando magari ci sono le respinte dei difensori. Come centrocampista offensivo centrale, la leggenda, l'avete vista dall'anteprima sicuramente del video, Ronaldinho è rimasto ancora uno dei giocatori più forti del gioco, magari non sarà veloce, ma quelle 5 stelle mosse abilità, l'87 di dribbling, 86 di passaggio, soprattutto sono dei valori troppo importanti per un COC. Praticamente non vi sbaglierà neanche un passaggio filtrante, un passaggio corto, 86 di passaggi lunghi, 88 di passaggi corti, 90 di tiro a giro, 86 di visione, ma che devo parlare a fare ancora? Veramente un grande giocatore, poi è sempre un piacere giocare con queste grandi leggende del calcio. La prima punta, sempre brasiliana, della Liga brasiliana,
Una vecchia conoscenza anche del calcio italiano è Alexandre Pato, è rimasto fortissimo, 88 di velocità, anche lui 4 stelle, piede debole, 4 stelle abilità, 76 di tiro, che in realtà non è per nulla veritiero perché ha un 80 di potenza tiro, di forza tiro, un giocatore splendido, fortissimo, poi messo sulla sinistra che rientra sul destro, tirate quei dei tiri imprendibili. Chiudiamo questo squad builder con l'ultimo centravanti, centravanti, attaccante. Certo, Loïc Rémy, ve lo dico prima, ovviamente fa strong link con Ben Arfa. Rémy è uno dei giocatori più odiosi perché se te lo trovi contro subisce almeno un gol. Con quel 91 di velocità, quell'82 di testa, praticamente le prende tutte. Qui vedete 0-0-0 perché l'ho trovato in un pack e quello di prima l'avevo rivenduto. Mi ha fatto un casino di gol. Magari tutti parlano di Benteke, ma pochi parlano di Loïc Rémy. Un buggatone assurdo. Questa squadra è molto divertente, costa 18k, molto divertente, ma soprattutto fa tanti gol, soprattutto con questi due attaccanti che attaccano la linea difensiva e quindi dovete essere bravi molto con i passaggi filtranti, sia alti che bassi. Spero che questo squad builder vi sia piaciuto, lasciate un like, visitate no la nostra pagina Facebook Ultimate Team FIFA Italia, alla prossima.